fatto? Ragazzi, e la vuoi sapere? Sai cosa faccio adesso? Faccio vedere io cosa faccio. No, 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 lui non ci faccia vedere. Andremo a dipingere, ma non con i pennelli. Addio pennello. Wada! C'era proprio bisogno di fare questa cosa? Mi sono fatto prendere un po' la mano. Esatto. Dicevamo, andremo a dipingere con le mani. Con le mani, prendete qua. Le nostre mani saranno veri e propri pennelli. E qui abbiamo le tele che stanno per essere dipinte, diventare delle vere e proprie opere d'arte che saranno esposte al museo del Me Contro Te. Abbiamo un museo? Certo, è casa nostra. Ah, ottimo. Ma prima di iniziare con la sfida, noi vi ricordiamo è disponibile il nostro CD musicale. Nella versione lilla con all'interno il minigioco con la nostra casa e noi in versione cartoon. O la versione gialla con semplicemente il CD e il poster da colorare. Ci sono delle canzoni super allegre che state ascoltando tutti quanti. E il nostro CD, pensate un po', è già disco d'oro. È davvero incredibile, noi vi ringraziamo tantissimo per questo. E quindi se ancora non l'avete potete prenderlo, lo trovate in tutti i negozi di libri, nei negozi di musica, nei centri commerciali, nei supermercati, ovunque. Vi ringraziamo tantissimo e mi raccomando, prendete solo ed esclusivamente i nostri prodotti originali, quelli che vi consigliamo noi. Ma adesso non c'è altro tempo da perdere e iniziamo con la sfida. Yeah, yeah, mini. Vi spiego brevemente le regole del gioco. Io andrò a fare il ritratto di lui, mentre io andrò a fare il ritratto di Sofì. Tiriamo su le maniche e iniziamo. Io voglio il rosa perché devo farti il viso. Anch'io devo farti il viso. L'ho preso prima io. Il problema è che non ci sono tutti i colori del mondo, ma abbiamo solamente pochi colori. Tra questi per esempio non c'è il marrone. Quindi i capelli come li faremo? Di solito si prendono due colori e si cerca di crearne un altro mescolandoli. Ma questa cosa avviene con i pennelli, con le dita sarà un po' più complicata. Io prendo un bel colore viola per fare i capelli di Sofì. No, mi pare capelli viola, ma sei pazzo. Sembra slime. È super soddisfacente, è bellissimo. Ok, allora la faccia, come sapete, lui ce l'ha. Rispondiamo tutti insieme. Au! Però prendo pure un po' di arancione. Guarda che sto facendo, lui. Che stai facendo? Un disastro. No, stai mescolando più colori insieme. Sì. Metto anche il bianco. Ragazzi, sono un artista, lui, tu devi ammetterlo. Io sono un artista, dillo. Tu sei una carciofina. Ehi! Direi che l'acconciatura di Sofì è pronta. In realtà sembra la M di McDonald's, però viola. Ho sbagliato tutto come sempre. Che hai fatto? Adesso come hai fatto a farti gli occhi? Non lo so. Dovevi lasciarmi gli spazi. Esatto. Allora, io continuo a fare i capelli. Ti faccio dei bellissimi capelli lunghi viola. Allora, ho un colore perfettamente rosato, color carne, ma non ho lo spazio per fare gli occhi. Bene. E adesso scusate, io ho le mani sporchissime di rosa. Lui, che devo fare? Non è un problema mio. Non dovevi consumare tutte le dita. Devi riservarti alcune dita pulite per usare gli altri colori. Ok, uso questa mano. No, sono così sporchi tutte le mani però. Hai ragione, ma tu non hai neanche gli occhi verdi. Non lo so. Allora, io ti faccio gli occhi viola, pure viola. Gli occhi viola? Sì, perché io sto facendo la Sofì clone. Veramente? Eh sì, non ci sono altri colori, come devo fare? Non ho idea. Allora facciamo un ritratto artistico? Sì. Ok, sarà un ritratto artistico, super colorato. Wow, che bello, ora ti faccio i capelli blu. Poi ti faccio le labbra. Wow, lui è un ciuffo pazzesco! Che è anche color carne, vabbè. Oh oh, è come se avessi un po' la testa tirata. Aspetta, io cavolo, ho sbagliato tutti i colori. Stai venendo veramente una schifezza. Non c'erano dubbi. Ok, devo fare adesso il rosa. Userò la sinistra. Non so proprio colorare con la sinistra. Come devo fare? È davvero difficile. Sì, hai ragione. Faccio le sopracciglia. Metto le sopracciglia, ovviamente anche blu come i capelli. No, ho sbagliato. Devo prima fare il contorno del viso. Ah, no, ti ho collegato le sopracciglia con i capelli. Immaginate come sarebbe. Ci sono quasi. Ma tu già hai quasi terminato, ma com'è possibile? Sembra che ti sto facendo la barba. Guarda, esatto. Non ho precisione con la mano sinistra. Ho rovinato il rossetto. Ragazzi, con le unghie. Wow, certo che sei una genietta. Lo so, però avrò tutte le unghie sporche. Oh, ma che schifezza.
fetta. Allora, no! C'era il rosso nel dito! Non me ne ero accorto! Ma te cosa faccio? Guarda che la faccio! Mi sporco tutte le mani! Vabbè, basta! Sto facendo anche le ciglia! Ok! Ora, rosso! No! Grazie per avermi permesso di lavarmi le mani! Aspetta che finisco! No! Ti faccio vedere io! Finisco un corno! Allora, basta! No! Pensavo si cancellasse! Devo trattare, non vuoi che ho l'anulare libero! Ragazzi, datemi un attimo, cancello tutto il viso! Che schifezza, ho cancellato tutto! Mettiamo tanto rosa! Ehi, aspetta! Ma aspetta cosa? Mignolo, faccio i denti! Io sto facendo diventare il tuo viso color salmone! Non ci credo che l'hai fatto veramente. Eh sì, l'ho dovuto fare. Adesso devo allungare i capelli. Così mettiamo più capelli e si nasconde un po' di più il viso. Eh sì, perché io ho tantissimi capelli. Hai la felpa verde, sì. Faccio la felpa verde. Oh no, non ti ho fatto il collo. Io ho tutte le mani verdi per fargli la felpa, ma non gli ho fatto il collo. Adesso un po' di rosa. Ecco, un po' di bianco. Così faccio la felpa. La felpa te la faccio arancione. Cavolo, no, arancione no, scherzavo. Il collo. Aspettate, hai idea. Se metto un po' di bianco, in teoria faccio diventare tutto rosa. Vedete, funziona. Vedete, funziona. È la mia tecnica, grazie che funziona. Mi ha fatto distrarre, ho sbagliato tutto. Che continuo a fare la felpa così. Io ti faccio il vestito giallo, perché tu indossi sempre il giallo, visto che ti piace tanto. Così. Aggiungiamo il giallo. Io ti sto facendo verde. Ci vorrà davvero un sacco di giallo. Mettiamo il giallo qui. Un altro po' di qui. E qua. No! Cioè, che è successo? Ho sbagliato colore! L'unica cosa che stava riuscendo nel mio dipinto era giallo. Perché è diventato blu? Qua c'è il giallo. Come è stato possibile? Non lo so. E adesso che faccio? Giallo e blu. Metto un po' di giallo e un po' di blu. Va bene. È double fast questa magliettina. Così. Devi prestare attenzione. Sei stata tu. Hai cambiato i colori. Qua c'era il blu poco fa. Me ne ero accorto. E c'era il giallo. Poi è diventato giallo, è diventato blu e adesso è diventato rosa. Ma non lo so. Io utilizzo i colori e basta. Figurati se mi ricordo dell'ordine. Ormai è diventata la felpa multicolor. La felpa dell'arcobaleno. Guarda la tua, color vomito. Allora, facciamo gli occhi bianchi se ci riusciamo. Asciugo bene le mani. Faccio anche lo sfondo. Ok. Non ci credo, sta riuscendo. Non ci credo, ragazzi, lo sto sistemando. Vi ricordate com'era all'inizio? Avevo sbagliato tutto, ho mescolato tutto insieme e adesso invece sta riformando il viso. Wow, ma sei proprio un genio, ma sei proprio un genio. Facciamo una bella bocca. Ho sbagliato tutto. Ti faccio gli occhi verdi. Mettiamo una puntina di verde qui al centro. Ho sbagliato. Così. Ho sbagliato tutto. Ok. Mettiamo un'altra goccettina di verde qua. E ti metto anche un po' di viola come le sopracciglia. Ecco, come se fossi truccata. Ecco qui, piano piano, ci sto riuscendo, sì! Poi dice che non mi copia. Io gli ho fatto gli occhi verdi, anche tu. Mi copi sempre. Ti copio sempre, tu mi cambi l'ordine dei colori, mi fai fare un pasticcio. Sai che c'è? Adesso ti faccio le corna, come un diavoletto. E ti ho fatto le orecchie, io ti faccio gli orecchini. No, 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 mi fate gli orecchini, non ci voglio gli orecchini. No, no, no! Mi ha fatto con gli orecchini! Tra l'altro degli orecchini terribili! Sai, allora ti faccio arrabbiata io! No! Le sopracciglia così! Hai un cattivo! Ti faccio il naso arancione! No, 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 basta, ma... Il naso fluo! Oh yeah! Ho il naso fluo! Per respirare meglio! E ti faccio anche il neo blu! Ecco qua! Ah. Ma che fa paura! Non sono io! Siete pronti per vedere Sofì? Fatto. L'hai fatto veramente! Non ci credo! No. Non ho il coraggio! No. Non ho il coraggio di guardare come sei diventata! Ma vedi, tu i piattini camminano! Siete pronti per vedere Sofì? Eccola! Sai cosa faccio? Adesso coloro sopra questo piattino e ti faccio il viso qua! Così! No. Prendo il rossetto e faccio anche il naso! Così e gli occhi verdi! Ecco qua! Ragazzi, e la voi sapete! No! È caduto il colore! Fa schifo, ragazzi!
ragazzi, siete tutti d'accordo? Posso vedere il tuo quadro? Sai cosa faccio adesso? Faccio vedere io cosa faccio. No, 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 lui non ci facciamo vedere. Prendere dall'euforia. Stavo appunto dicendo. Ma guarda, guarda, anch'io faccio tutto un altro mega quadro blu. Questa è l'arte. Lui spalmabile. Guardate Sofì invece blu notte. Che bella Sofì, è meravigliosa con questo color verde blu melma. Anzi, intanto di blu c'è il cielo, mentre di color verde melma c'è soltanto la melma. Sembri una pappetta per neonati. Ah sì, io sono la papetta per neonati? Forse non hai visto di che colore è diventato il tuo quadro? Che bello, guardate quest'opera. Lei è Sofì Carciofi, la potete appendere al muro. E lui invece è lui, guardate. Secondo me è meglio l'altro. Ma è bello, fa veramente schifo. Aspetta, metti giù un po' di blu. Ti do una mano. Ecco qua, mi serviva un po' di verde. Faccio la scritta, la firma devo mettere. L di lui. Lui, dobbiamo mettere lui. Non la scrive rosa, vabbè, mescolo. Ecco qua, guardate l'opera, la magnificenza, la bellezza. E posso anche metterlo per capire. No, un attimo, ho creduto che tu avessi messo la parte di col colore. Oh cavolo, forse c'è un po' di blu. Vieni qui, vieni qui. No, ho sporcato tutto di blu, cavolo! Noi ci dobbiamo abbracciare perché ci vogliamo tutto bene! No, non ci abbracciamo! Vieni! Guarda che anch'io sono sporco! Hai ciuffo un po' di sangue! No! Devo sistemare il ciuffo! 5, 5, sei sempre esagerato! Goccioli? Gocciolo! Ma secondo voi, qual è il quadro più bello? Dovete decidere! Siete voi i giudici di questa opera d'arte? Suona la chitarra con i colori. Non credi di esserti fatto prendere un po' troppo di bellissimo. Basta! Prendo la tempera e io la butto addosso. Hai sporcato tutto, noi. Devi starti fermo. Ti metto un po' di rossetto? No, grazie. Il rossetto. Te lo spezzo quel dito. Sei pazza, violenta. Vuoi un po' di passato di ceci? Devi mangiare. Devi allontanare, devi stare a una distanza da me di almeno un metro. Ok, fateci sapere se volete vedere un altro episodio dove non ci facciamo prendere la mano, no. E disegniamo educatamente come si fa normalmente in un museo d'arte. Con te è impossibile essere tranquilli e responsabili. No, la manica. Ok. Mi ha anche sporcato il dorso! Oh mio Dio! No! Piacere lui! Saluto dalle droghe! Io ti odio! Non ci toglierà mai più questa tempera dalle mie mani! Adesso non ci rimane! Continua, è vero che continua adesso! Non ci rimane che pulire tutto quanto questa schifezza! E stai pulendo in questo momento? Sto asciugando! Ah, bene! Questo è il ritratto di Sofì. E questo è il ritratto di lui. Io non so se riusciremo mai più ad avere delle mani pulite e rosa, ma ve lo faremo sapere nei prossimi episodi. Lo scoprirete nel video di domani se avremo ancora le mani colorate. Adesso mi raccomando, se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a me per vederlo subito. Mentre se volete vedere un altro video super divertente, cliccate qui davanti a me. Vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!